Mi chiamo Lea Fava e sono in pensione. Sono Gabriele De Martis, studente di lettere moderne. Io mi chiamo Mariangela Goglio, ho lavorato sempre come psicopedagogista, adesso sono in pensione, mi interessa tutto quello che è arte, bellezza in tutti i campi, sia nel cinema che nell'architettura o pittura. Io sto seguendo il Festival del Cinema Africano, poi diventato d'Asia ed America Latina da 32 anni, dagli inizi proprio. Quindi sono veramente appassionata. È la prima volta perché non sono riuscito a venire gli scorsi giorni, quindi ora faccio una full immersion mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. E questo film devo dire che mi è piaciuto moltissimo, sono entusiasta. È uno dei film con tutto che ne vedo tanti tra quelli che ho più apprezzato e goduto. Penso che sia un ottimo film che si basa, si modella su questi silenzi, questi paesaggi ripresi in modo da esprimere la solitudine di un mondo che sta finendo, che è il mondo nomade delle steppe. Mi ha commosso perché dai ritmi lenti, con pochissime parole, solo gesti e azioni, il corpo, parlano con il corpo e parlano con le immagini e la storia è molto delicata. La città non si è neanche vista, è solo stata evocata, ma si può immaginare che cosa, cioè i due abissi, i due proprio opposti estremi. No, dal punto di vista emotivo, è un film che tocca delle corde importanti. Penso anche quella sulla paternità non genetica, ma la paternità di scelta. E quindi che può sicuramente piacere a chi si sente coinvolto in questi temi, in queste tematiche. Direi proprio che se si potesse far girare, qualcuno ha parlato di scuole, nelle scuole con questo tipo di mondo in cui stiamo qui, il famoso Occidente, detesto l'Occidente, quando sento la parola mi vengono i capelli dritti veramente. Perché identificarlo con la civiltà e la cultura è semplicemente un obbrobrio. Io spero veramente che venga visto dalla maggior parte delle persone, perché in questo momento di crisi di tutti i tipi proprio, è una boccata di aria fresca. Ci vuole, ci vuole.